Buonasera e bentornati a questa edizione speciale della televisione web dedicata alle amministrative di Milano. Quest'oggi, come sappiamo, dalla mattina presto, dalle ore 7 fino alle ore 23, quindi avete ancora tempo, un'ora per andare a votare, si deciderà quantomeno chi saranno i due personaggi principali che si sfideranno tra 15 giorni al ballottaggio. Io intanto ho in collegamento telefonico Cristiana Zanetto, giornalista. Buonasera Cristiana. Buonasera, io vi sento molto lontano, ma spero che voi mi sentiate meglio. Sì, sì, la sentiamo bene, la sentiamo bene. Beh. Allora, io partirei subito con una domanda diretta. Fino ad ora sono andati a votare a Milano, solo nel comune di Milano, il 42% dei cittadini. Commento? Sì. Mi ha chiesto un commento, scusi, non la sento veramente. La sento sì, veramente sì, 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 molto un commento sull'affluenza. Sì, beh, dunque l'astensionismo era il grande, grande problema di queste elezioni, no? Io mi ricordo che certamente quest'anno si vota con un giorno, quindi mi sembra abbastanza difficile che nell'ora che manca la chiusura dei seggi si riesca ad arrivare alla percentuale che avevamo visto ad esempio con Pisapia, già anche il primo turno, che mi pare fosse sopra il 65%. Staremo a vedere naturalmente che cosa succederà. Io credo che quello del problema dell'astensionismo sia un problema, ovviamente, non lo dico solo io, che riguarda un po' forse tutte le forze politiche e non soltanto in Italia, per la verità. C'è un vero e proprio scollamento dei cittadini, diciamo, in quell'azione più democratica che c'è, che è quella di andare a votare. Forse i politici dovrebbero farsi qualche domanda su questo, cioè sul fatto che i cittadini abbiano effettivamente un distacco profondo verso questo atto così democratico. Ma secondo lei questo forte astensionismo è dovuto a una disillusione sulla politica italiana oppure su un semplice disinteresse? Ad esempio, il 2 giugno prendo e vado a farmi una vacanza, vado al mare per 3-4 giorni e poi torno a casa e non mi importa di votare. Io mi scuso, ma non la sento proprio. Non riesce a sentirmi bene? Ora mi sente? La sento molto lontano. Ora? Lo stesso. Prova a spiegare, glielo dico più lentamente, magari riesco a farmi sentire meglio. La domanda era questa. L'astensionismo, il forte astensionismo di cui lei parla, secondo lei è più per una questione di disillusione politica e quindi come se fosse una risposta, un segnale forte da dare ai vari partiti politici, oppure di una disinformazione e di una non volontà personale di andare a votare, al di là che sia una protesta? Allora, provo a risponderle con quello che ho capito dalla domanda, spero di non fare, di non dire troppe sciocchezze. No, si preoccupa. Temo che, disinformazione no, poca informazione no. Io non ho seguito quest'anno per la prima volta dopo 21 anni, non ho seguito così in diretta le elezioni amministrative come giornalista, perché insomma io sto lavorando da un'altra parte del mondo e quindi in questi mesi sì, ho seguito la campagna elettorale di Milano, ma non direttamente come ho fatto negli anni passati. Credo che quindi non è vero che c'è stata poca informazione, secondo me non è assolutamente vero. Credo che invece sì, ci sia stato questo astensionismo, possa essere un forte messaggio nei confronti della politica, però temo che se in un primo momento chi non andava a votare pensava di dire bene, diamo un messaggio forte alla politica, che c'è uno scollamento tra quello che è il paese reale e la politica, temo che adesso sia proprio una questione di non c'è più speranza. Però ripeto, questo è un atteggiamento che vedo non soltanto in Italia, quindi non è un problema soltanto italiano, credo che sia un problema della democrazia in generale. Benissimo, le faccio giusto al volo un'ultima domanda. Secondo lei chi è il candidato favorito? Chi c'è, scusi? Chi è il candidato favorito?
non ho capito. Chi è il candidato preferito? Chi vincerà le elezioni a Milano? Chi è il candidato? Dunque, credo anch'io, come si va dicendo, che ci sarà appunto quasi un testa a testa sul secondo turno. Potrebbero esserci, secondo me, delle sorprese rispetto a quello che si va dicendo in giro a Milano. Quindi, chissà, potrebbe anche vincere Parisi per poco, ma potrebbe anche vincere Parisi al secondo turno. Però, naturalmente, sappiamo che tutti i sondaggi e tutti i sentiment di questi giorni o i rumors nei mesi passati o anche per quanto riguardava altre tornate elettive non ci hanno mai preso, quindi dobbiamo poi vedere sul campo che cosa succederà, ovviamente. Quindi stiamo ad aspettare ancora questi 40 minuti e poi inizieremo a vedere le proiezioni. Però penso che potrebbero esserci anche delle sorprese rispetto alle aspettative. Certo, si può dire, se me lo lascia, che è stata una campagna elettorale decisamente sottotono. Io mi ricordo la campagna elettorale sia della Moratti sia di Pisapia nel 2011 ed era stata una campagna elettorale entusiasmante da tutti e due le parti politiche. Questa volta l'ho vista veramente una campagna sottotono, piazze abbastanza vuote, direi, forse perché tutti si sono trasferiti sulle piazze mediatiche, queste non lo so. Infatti, a guardare tutti i tweet che si mandavano o mandavano i candidati, forse adesso la piazza politica sta veramente lì, non lo so. Però io l'ho vista una campagna elettorale molto sottotono. Va bene, perfetto. Io la ringrazio per essere stata qui con noi e ci risentiamo magari più tardi per commentare insieme quelli che sono i risultati. Perfetto, non abbiamo più in collegamento con noi la dottoressa Zanetto, ricordiamo giornalista, che ha tirato fuori un discorso molto interessante, un tema che possiamo anche sviluppare insieme, che è quello dell'astensionismo. È vero, in Italia l'astensionismo è molto forte e ricordiamo che nel 2011 alle ore, alla fine diciamo, della possibilità di votare, a Milano alle urne si era presentato il 67,6%. In questo momento siamo lontani rispetto a quel risultato, essendo al 42%, però come già anticipavo poc'anzi è un risultato da tenere un attimino, diciamo, è un risultato labile, nel senso che avremo delle conferme solo a partire dalle 23. Io comincerei a questo punto elencando quelli che sono i vari candidati che si sono presentati in questi ultimi mesi. Ricordiamo che sono 9, ufficialmente sono 9 i candidati sindaci che sono riusciti ad ottenere le firme necessarie per appunto presentarsi al Comune di Milano. Ci sono anche delle interessanti vignette che sono state create da lettera66.it, che ringraziamo ovviamente pubblicamente e come dicevo prima, scriveteci, mandateci messaggi, noi vi risponderemo. Già stiamo vedendo dalla nostra pagina Facebook che stanno arrivando dei messaggi, vi risponderemo, non vi preoccupate. Dicevo, sono 9 i candidati sindaci che si stanno fronteggiando, che in questo momento nelle loro rispettive sedi stanno aspettando i risultati definitivi. Chi sono? Io chiedo all'infografica se mi possono mettere appunto la lista dei candidati con le coalizioni di cui ne fanno parte. E sicuramente tutti sanno di Giuseppe Sala, che è stato il primo vero candidato sindaco per questa tornata elettorale, con la vittoria delle primarie del centrosinistra che si sono svolte nel febbraio di quest'anno, del 2016. Centrosinistra che forse, rispetto a quanto affermava anche la dottoressa Zanetto, è stata l'unica forza politica che ha condotto una campagna elettorale molto lineare, nel senso che sono partiti con le primarie, hanno trovato il candidato sindaco e oggi sono qui dopo una campagna unitaria ad aspettare il voto. Ricordiamo che Beppe Sala non partecipa come candidato del Partito Democratico, Beppe Sala partecipa con una coalizione di centrosinistra.
che comprende ovviamente il Partito Democratico, ma che comprende anche Sinistra per Milano, che sarebbe la lista più vicina a Pisapia, l'Italia dei Valori e poi la lista civica appunto di Beppe Sala, che è Beppe Sala sindaco. Per quanto riguarda gli altri candidati, ci sono stati dei disordini negli scorsi mesi. Per esempio, il centrodestra è arrivato in ritardo rispetto al centrosinistra. Il candidato è stato scelto appunto dopo le primarie del centrosinistra, nella persona di Stefano Parisi. Anche qui ci sono stati dei dibattiti interni al complesso del centrodestra per una questione di coalizione tra la Lega, Forza Italia. Considerate ovviamente che in questo momento, secondo i sondaggi, la Lega Nord è più forte di Forza Italia e quindi ha più voce in capitolo rispetto a quello che era una volta la coalizione di centrodestra capitanata da Silvio Berlusconi. Il nome fatto è quello di Parisi, appunto, ufficiale, e anche Parisi si presenta in coalizione. Si presenta con Forza Italia, con la Lega Nord, con Fratelli d'Italia, con due liste civiche, Milano Popolare e la lista civica Parisi Sindaco, e poi con i pensionati. Dunque, per quanto riguarda il centrodestra, la destra come liste è tutta unita. Nessuno dei partiti di centrodestra si è ha deciso per un candidato diverso, cosa che invece non è successo con la sinistra, perché il terzo candidato che adesso non c'è sull'infografica. Allora facciamo così, prima di parlare degli altri candidati del centro, eccola qua. Basilio Vincenzo Rizzo, Milano in Comune. Che cosa presenta Milano in Comune? Rappresenta Possibile, che è il movimento politico che è nato da Giuseppe Civati una volta che con la minoranza del Partito Democratico si è staccata appunto dal partito di maggioranza. Basilio Rizzo, che viene dato dagli ultimi sondaggi tra il 4 e il 6%, ha destato qualche perplessità e anche qualche malumore, non solo nel centrosinistra ma anche nel Movimento 5 Stelle, in quanto le due forze politiche hanno pensato che i voti che andranno a finire appunto a Basilio Rizzo saranno dei voti tra virgolette rubati al centrosinistra e o al Movimento 5 Stelle. Tornando appunto all'infografica di prima, grazie mille alla regia per questo cambio repentino, siamo in diretta d'altronde, e il terzo candidato forte è ovviamente Gianluca Corrado per il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha vissuto un periodo particolare per le amministrative di Milano, perché dalle votazioni online, non online, dalle primarie di partito che si sono tenuti nella zona di Lambrate lo scorso novembre, era uscita fuori vincitrice Patrizia Bedori, che era la prima candidata sindaco. Nel marzo, a fine marzo, inizio aprile di quest'anno, Patrizia Bedori ha deciso di dimettersi dal ruolo di candidato sindaco per troppe pressioni ricevute anche da vari insulti che avrebbe appunto ricevuto dagli altri candidati. Al suo posto si è presentato Gianluca Corrado, che è sicuramente una figura più forte rispetto a quella della Bedori, una Bedori che ricordiamo dai sondaggi andava anche lei dall'8 al 10%, Corrado che invece dovrebbe, secondo i dati che abbiamo ricevuto, raggiungere una media del 20%, scusate. Un 20% che però non si sa, ne parlavamo anche prima con la dottoressa Zanetto, ci potrebbero essere delle sorprese? Non si sa, i sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano. In questo momento ovviamente i maggiori papabili per il ballottaggio sono Stefano Parisi e Giuseppe Sala. Oltre a questi quattro ci sono anche delle liste civiche, se possiamo dire, che si sviluppano un po' più a destra o un po' più a sinistra. Una di queste la potete vedere sempre nella prima infografica, come partito i radicali con Cappato, che abbiamo potuto sentire in diverse trasmissioni televisive, e alcuni dei quali abbiamo potuto sentire anche qui ospite con noi nella giornata di giovedì 26 maggio, quando appunto abbiamo promulgato questa iniziativa in cui si sono presentati qui nei nostri studi con il nostro responsabile editoriale Fabio Ranfi a parlare con noi rispetto a quelli che potevano essere i progetti della città di Milano riguardo ai diversi temi. Quindi abbiamo capito
scappato per i radicali, ma non solo, perché abbiamo per esempio Mardegan, che è con la lista civica Noi per Milano, che si sposta a destra, dicendosi comunque molto vicino a quello che è Casa Pound. Insieme a Mardegan abbiamo anche la Baldini di Fuchsia People, un nuovo movimento che nasce proprio qui a Milano e che si rifà proprio a quegli ideali della destra estrema del vecchio movimento sociale italiano, appunto nella persona di Maria Teresa Baldini. Gli ultimi due candidati, non per importanza ovviamente, Azzaretto, che si presenta con il Partito Comunista dei Lavoratori, e Sant'Ambrogio, che invece si presenta come una lista civica, chiamata Alternativa Municipale, e si presenta con una lista mista, nel senso che sono entrati a far parte di questo, diciamo, di questa iniziativa di lista civica popolare persone facenti parte del centrodestra, del centrosinistra ed ex 5 Stelle. Guardando dalle nostre infografiche non abbiamo ancora dei dati aggiornati, quindi rimaniamo al dato che abbiamo dato fino adesso. Il 42% ha votato per ora nella città di Milano. Noi abbiamo anche delle notizie in relazione a quella che è la città metropolitana, nel senso che l'area metropolitana di Milano. Nel senso che ovviamente, oltre che nella città, si vota anche nei vari comuni di Milano, i principali, e ci sono dei comuni che hanno già superato il 51% di votazioni, tra questi Corbetta, che si trova nella zona ovest vicino alla città di Magenta, e senza alcun dubbio Rosate, sempre nella zona sud ovest di Milano, che rasenta il 60%, sempre dati relativi alle ore 19. Per quanto riguarda i temi, ne parlavamo prima, ne abbiamo parlato anche in breve con la dottoressa Zanetto, chi è il favorito, l'abbiamo detto. Il ballottaggio, è molto probabile che si raggiunga il ballottaggio questa sera. Perché? Perché probabilmente Sala o Parisi non riusciranno a raggiungere il 50% più uno dei voti. Ricordiamo, non 51%, ma il 50% più uno. Chi raggiunge questo risultato è automaticamente sindaco per tutti i comuni con più di 20.000 abitanti. Quelli che invece hanno meno di 20.000 abitanti, non esiste il ballottaggio e vince chi ottiene la maggioranza dei voti al primo turno, tranne che in un caso specifico, che è quello del pareggio. Ripeto, come dicevo poc'anzi, Lettera 66 ci ha offerto alcune vignette molto interessanti, ilari, rispetto appunto ai principali candidati sindaci, che un po', a dire la verità, hanno fatto pensare parte della popolazione milanese. Ad esempio Stefano Parisi, che da molti viene visto come un Sala bis, nel senso che i programmi veicolati dai due principali candidati sindaci sembrano quanto meno più speculari rispetto a quanto successe nel 2011 tra il candidato sindaco del centrodestra Letizia Moratti e Giuliano Pisapia per quel che concerne invece il centro-sinistra. Problemi anche per Giuseppe Sala, ad esempio per l'Expo c'è stata molta polemica, un ricorso anche che ha voluto promuovere il Movimento 5 Stelle. Sala, che è un manager, è abituato, diciamo, a gestire un apparato amministrativo, lo ha già fatto durante appunto il periodo di giunta con la Letizia Moratti, quindi fino al 2011, e questo è un altro motivo che ha diciamo destato qualche sospetto all'interno della sinistra milanese, come ad esempio la lista di Basilio Rizzo, che ha deciso appunto di staccarsi dalla coalizione di centrosinistra. Anche Marco Cappato, un radicale che si presenta forte, lo abbiamo sentito. Marco Cappato è una personalità molto forte, con idee chiare. Sappiamo che purtroppo, e ancora vanno le nostre condoglianze ad amici e parenti, la morte di ovviamente Pannella, che è stato un politico molto importante per la storia della Prima Repubblica Italiana, promuovendo referendum, combattendo per la legge sul divorzio, e Cappato rappresenta quella parte politica lì, i radicali, che non vengono visti ovviamente come favoriti in questa tornata elettorale, ma anche solo avere 2-3 consiglieri comunque porterebbe la voce di una forza estrema in Parlamento.
Credo che abbiamo ancora un'altra vignetta che invece riguarda appunto il Movimento 5 Stelle con Gianluca Corrado. Se Grillo vuole fare politica, mette in piedi un partito, si presenti alle elezioni e vediamo quanti voti prende. Insomma, queste sono varie citazioni che abbiamo appunto ricevuto da Lettera 66, Gianluca Corrado che si presenta da solo con la lista del Movimento 5 Stelle e che è un bel punto di domanda, i sondaggi lo danno al 16-20%, bisognerà vedere nel corso della serata quello che succederà. Io direi che per il momento ci possiamo fermare qui per un breve spot pubblicitario, ci rivediamo veramente prestissimo con una carrellata di messaggi che abbiamo ricevuto da voi e vedremo di rispondere ai vostri messaggi. A tra poco!